Venerati fratelli, cari fratelli e sorelle, oggi, mercoledì delle ceneri, iniziamo un nuovo cammino quaresimale, un cammino che si snoda per 40 giorni e ci conduce alla gioia della Pasqua del Signore, alla vittoria della vita sulla morte. Seguendo l'antichissima tradizione romana delle stazioni quaresimali, ci siamo radunati per la celebrazione dell'Eucaristia. Tale tradizione prevede che la prima stazio abbia luogo nella Basilica di Santa Sabina sul Colle Aventino. Le circostanze hanno suggerito di radunarsi oggi nella Basilica Vaticana. Siamo numerosi intorno alla tomba dell'Apostolo Pietro anche a chiedere la sua intercessione per il cammino della Chiesa in questo particolare momento, rinnovando la nostra fede nel Pastore Supremo, Cristo Signore. Per me è un'occasione propizia per ringraziare tutti, specialmente i fedeli della Diocesi di Roma, mentre mi accingo a concludere il Ministero Petrino e per chiedere un particolare ricordo nella preghiera. Le letture che sono state proclamate ci offrono spunti che, con la grazia di Dio, siamo chiamati a far diventare atteggiamenti e comportamenti concreti in questa Quaresima. La Chiesa ci ripropone anzitutto il forte richiamo che il profeta Gioele rivolge al popolo di Israele. Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Va sottolineata l'espressione con tutto il cuore, che significa dal centro dei nostri pensieri e sentimenti, dalle radici delle nostre decisioni, scelte, azioni, con un gesto di totale e radicale libertà. Ma è possibile questo ritorno a Dio? Sì, perché c'è una forza che non risiede nel nostro cuore, ma che si sprigiona dal cuore stesso di Dio. È la forza della sua misericordia. Dice ancora il profeta: ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento ad ira, di grande amore, pronto a rivedersi riguardo al male. Il ritorno al Signore è possibile come grazia, perché opera di Dio e frutto della fede che noi riponiamo nella sua misericordia. Questo ritornare a Dio diventa realtà concreta nella nostra vita solo quando la grazia del Signore penetra nell'intimo e lo scuote, donandoci la forza di lacerare il cuore. E ancora il profeta fa risuonare da parte di Dio queste parole: laceratevi il cuore e non le vesti. In effetti, anche ai nostri giorni, molti sono pronti a stracciarsi le vesti di fronte a scandali, ingiustizie, naturalmente commesse da altri, ma pochi sembrano disponibili ad agire sul proprio cuore, sulla propria coscienza e sulle proprie intenzioni, lasciando che il Signore trasformi, rinnovi e converta. Quel ritornate a me con tutto il cuore, poi, è un richiamo che coinvolge non solo il singolo, ma la comunità. Abbiamo ascoltato sempre nella prima lettura: suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra, radunate il popolo, intite un'assemblea solenne, chiamate i vecchi, riuniti i fanciulli, i bambini lattanti, esco lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. La dimensione comunitaria è un elemento essenziale nella fede e nella vita cristiana. Cristo è venuto per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Il noi della Chiesa è la comunità in cui Gesù ci riunisce insieme.
La fede è necessariamente ecclesiale. E questo è importante ricordarlo e viverlo in questo tempo della Quaresima. Ognuno sia consapevole che il cammino penitenziale non lo affronta da solo, ma insieme con tanti fratelli e sorelle nella Chiesa. Il profeta infine si sofferma sulla preghiera dei sacerdoti, i quali con le lacrime agli occhi si rivolgono a Dio dicendo: non esporre la tua eredità al ludibrio e alla derisione delle genti, perché si dovrebbe dire fra i popoli: dove il loro Dio? Questa preghiera ci fa riflettere sull'importanza della testimonianza di fede e di vita cristiana di ciascuno di noi e delle nostre comunità per manifestare il volto della Chiesa e come questo volto venga a volte deturpato. Penso in particolare alle colpe contro l'unità della Chiesa, alle divisioni nel corpo ecclesiale. Vivere la Quaresima in una più intensa ed evidente comunione ecclesiale, superando individualismo e rivalità, è un segno umile e prezioso per coloro che sono lontani dalla fede o indifferenti. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Le parole dell'Apostolo Paolo ai cristiani di Corinto risuonano anche per noi con un'urgenza che non ammette assenze o inerzie. Il termine ora, ripetuto più volte, dice che questo momento non può essere lasciato sfuggire. Esso viene offerto a noi come un'occasione unica e irripetibile. E lo sguardo dell'Apostolo si concentra sulla condivisione con cui Cristo ha voluto caratterizzare la sua esistenza, assumendo tutto l'umano fino a farsi carico dello stesso peccato degli uomini. La frase di San Paolo è molto forte: Dio lo fece peccato in nostro favore. Gesù l'innocente, il santo, che lui che non aveva conosciuto peccato, si fa carico del peso del peccato, condividendone con l'umanità l'esito della morte e della morte di croce. La riconciliazione che ci viene offerta ha avuto un prezzo altissimo, quello della croce innalzata sul Golgota, su cui è stato appeso il Figlio di Dio fatto uomo. In questa immersione di Dio nella sofferenza umana, nell'abisso del male, sta la radice della nostra giustificazione. Il ritornare a Dio con tutto il cuore nel nostro cammino quaresimale passa attraverso la croce, il seguire Cristo sulla strada che conduce al Calvario, al dono totale di sé. È un cammino in cui imparare ogni giorno ad uscire sempre più dal nostro egoismo e dalle nostre chiusure per fare spazio a Dio che apre e trasforma il cuore. E San Paolo ricorda come l'annuncio della croce risuona a noi grazie alla predicazione della parola di cui l'Apostolo stesso è ambasciatore. Un richiamo per noi affinché questo cammino quaresimale sia caratterizzato da un ascolto più attento e assiduo della parola di Dio, luce che illumina i nostri passi. Nella pagina del Vangelo di Matteo, che appartiene al cosiddetto discorso della montagna, Gesù fa riferimento a tre pratiche fondamentali previste dalla legge mosaica: l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Sono anche indicazioni tradizionali nel cammino quaresimale per rispondere all'invito di ritornare a Dio con tutto il cuore. Ma Gesù sottolinea come sia la qualità e la verità
del rapporto con Dio ciò che qualifica l'autenticità di ogni gesto religioso. Per questo egli denuncia l'ipocrisia religiosa, il comportamento che vuole apparire, gli atteggiamenti che cercano l'applauso e l'approvazione. Il vero discepolo non serve se stesso o il pubblico, ma il suo Signore, nella semplicità e nella generosità. Il Padre tuo che vede nel segreto, il Padre ti ricompenserà. La nostra testimonianza allora sarà sempre più incisiva quanto meno cercheremo la nostra gloria e saremo consapevoli che la ricompensa del giusto è Dio stesso. L'essere uniti a Lui, qua giù, nel cammino della fede e al termine della vita nella pace e nella luce dell'incontro, faccia a faccia con Lui per sempre. Cari fratelli e sorelle, iniziamo fiduciosi e gioiosi l'itinerario quaresimale. Risuona forte in noi l'invito alla conversione, a ritornare a Dio con tutto il cuore, accogliendo la Sua grazia che ci fa uomini nuovi, con quella sorprendente novità che è partecipazione alla vita stessa di Gesù. Nessuno di noi dunque sia sordo a questo appello che ci viene rivolto anche nell'austero rito così semplice e insieme così suggestivo dell'imposizione delle ceneri che tra poco compieremo. Ci accompagna in questo tempo la Vergine Maria, Madre della Chiesa e modello di ogni autentico discepolo del Signore. Amen.